Sì, indubbiamente il 3.7 è stata molto forte, è stata percepita da tutta la cittadinanza, anche perché vista l'ora appunto le 23:12 tutti più o meno eravamo in casa. È chiaro che la paura inizia ad essere tanta e iniziamo un po' tutti ad essere abbastanza stanchi. Ricordo però che la scossa forte del 2014, 4.2, non creò nessun tipo di danno a cose o persone. Perché un succederà a nulla, però c'è sempre il punto interrogativo di che può succedere, per cui un po' di apprensione la c'è. Da un punto di vista sismico, la sequenza è molto simile a quella del 2014, nel senso che abbiamo degli eventi con magnitudo sinceramente modesta, magnitudo intorno a 3-4 Richter, che sono seguiti poi da scosse di assestamento che si prolungano per diversi giorni. Quindi in questo senso non è niente di anormale rispetto alla zona. La zona del Chianti non è nuova a sequenze sismiche di questo genere. E è stata caratterizzata nel tempo da diversi eventi sismici. E a partire, il principale è quello del 1895, il grande terremoto di Firenze, che ha avuto una magnitudo stimata dai danni che ha fatto di 5,4. E poi a seguire il 1911, sempre nel Chianti, era leggermente più a sud della zona epicentrale, ma sempre quella, con magnitudo di 5,2, anche questa chiaramente stimata perché gli strumenti non c'erano. Allora, non ci sono assolutamente parentele tra i terremoti registrati nel Chianti e i terremoti registrati in centro Italia, Umbria, Marche e Abruzzo, anche perché, come abbiamo visto prima, le dimensioni delle faglie che generano i terremoti nel Chianti sono estremamente limitate, come da magnitudo modesta, 3-4 Richter, ecco, massimo stimato 5,4. Si va invece, quando andiamo invece a vedere la fagliazione che abbiamo in centro Italia, qui abbiamo faglie estremamente di dimensioni notevoli e che riescono a dare dislocazioni anche in superficie dell'ordine del metro e che generano eventi tra 6 e 7 Richter, ecco.